questo si fa durante lo spettacolo. Va, gira così. Poi, come si dice nel testo, punta. E questa è, la scena che nel film di Tornatore diventa una scena colossal, che dà l'idea del colossal, mentre invece, devo dire grazie al genio di Gabriele Di Lucio, Diana, è diventata questa cosa qua, questa sintesi. Questo è il pianoforte 900, tutto quello che vediamo in scena. La cosa bella è proprio questa, che se ne va da sé. Il fatto che il 900 sia diventato prima un film, tra l'altro molto amato e visto dal pubblico, la leggenda del pianista sull'oceano di Giuseppe Tornatore, lo poteva immaginare, perché chiaramente la scrittura di Baricco ha dentro l'idea del cinema. Se il 900 è vero che è un classico, e appunto Baricco dice che il 900 non è invecchiato nel tempo, io credo che stia proprio in questa idea iniziale di Sandro Baricco. Cioè, la storia che lui ha inventato è una storia che sta dentro le grandi storie dell'epopea dell'esistenza umana. Il 900 ha un'età immodificabile. Dal giorno della sua nascita, che è l'inizio del secolo, al giorno della sua fine presunta, che nessuno mai saprà se è veramente avvenuta, ma comunque sembra avvenire nel testo, c'è un tempo preciso. Colui che non ha un tempo preciso, che può raccontare la storia da qui all'eternità, è il personaggio narratore, cioè l'amico di 900. Se consideriamo la maturità del personaggio, forse adesso io sono nel momento di maturità coincidente con l'idea che credo Sandro Baricco ha costruito di questo io narrante. L'incontro tra Vacis, Baricco e me è avvenuto in fasi diverse. Poi c'è stata questa combinazione astrale del momento in cui abbiamo cominciato a lavorare insieme. Tutti intorno facevano i monologhi, Paolini, Laura Corino, Lucilla Giagnoni, Peppe Rosso, Mariella, tutti facevano monologhi. E io a un certo punto un giorno dissi a Gabriele, dice, voglio fare, adesso tocca a me. Sentivo questa esigenza di stare da solo sul palco. E Alessandro aveva appena scritto Oceano Mare, che io lessi e mi colpì ovviamente come a molti. E dissi a Gabriele che mi sarebbe piaciuto andare sul palcoscenico a dire quel tipo di scrittura. E molto semplicemente lui alzò il telefono e dice, chiediamo a Sandro se ha voglia di scrivere per noi. E così è andato. Un mese dopo Alessandro Baricco si avvicina e mi dice, ho il soggetto dello spettacolo, del testo. Io ero appoggiato alla colonna che stava aspettando. E dice, sì, guarda, è la storia del pianista più grande del mondo che nasce su una nave e che non scende mai dalla nave. E sono rimasto paralizzato, agghiacciato, con i brividi addosso. E da lì è cominciato. Non pensavo che sarebbe arrivato, che tutto questo sarebbe arrivato a toccare 20 anni di repliche. La dimensione estetica del personaggio è talmente descritta con minuzia di particolari da Baricco che quell'estetica diventa elemento poetico. Ci sono tutta una serie di caratteristiche del personaggio che lo rendono straniante. Sembra quasi lunare, lunatico, però in realtà no, è semplicemente uno che mi dà l'impressione, facendolo, che fa le cose che fa, vive le cose che vive, come gli uomini di mare.